Approvato dal Consiglio Comunale di Arezzo con 18 voti favorevoli e 4 contrari il bilancio 2019. È un bilancio che eh, prevede, da un punto di vista formale, comunque la, gli equilibri del bilancio del Comune, quindi denota lo stato di salute delle finanze dell'amministrazione e prevede anche tutte quelle risorse che sono destinate a fare gli investimenti nel 2019 che sono assolutamente importanti per la nostra città. Le entrate correnti sono pari a 59 milioni di euro, i trasferimenti a 5 milioni e 600 mila euro. Il bilancio poi prevede entrate extra tributarie per 15 milioni, oltre 27 invece quelle in conto capitale. È prevista inoltre l'accensione di mutui per 6 milioni e mezzo. Nel 2019 sono infine previsti 40 milioni di euro di investimenti. Per tutte le attività appunto, che questa amministrazione intende investire nel territorio, quindi fra strade, scuole e tutta la serie di interventi appunto, su cui è stata fatta la campagna elettorale e quindi l'impegno dell'amministrazione Ghinelli a realizzare quest'opera in favore della città. Si rientrano qui ovviamente anche gli interventi che erano previsti con il bando periferie però, e poi i fondi in realtà non sono arrivati, esatto, o comunque lo sono arrivati? Come i fondi non sono arrivati, o comunque. Non è certo se arrivino in che misura arrivino, quelli che abbiamo ritenuto essere i più importanti sono stati finanziati con forme alternative in prevalenza mutui. Quindi quello che l'amministrazione Chinelli pensava di fare lo farà anche se non dovesse arrivare contributi dello Stato per il bando periferie.